interessarsi di politica richiede anche un po' di un po' di studio, un po' di gavetta, ed è una specie di apprendistato quello che sto facendo in questo momento. Non so se sto dando un contributo, ma è una cosa che ovviamente mi interessa molto. Quindi diciamo sta studiando la situazione, magari tra qualche anno la vedremo in prima persona. Sì. Cioè nel PD o in qualcos'altro? Una cosa abbastanza nota che ho preso qualche mese fa una tessera del Partito Democratico. Indica la mia scelta. Cosa si augura lei, diciamo, dopo il 2015 per la Lombardia? No, mi auguro un cambio significativo, non soltanto così nel colore dell'amministrazione, ma nel modo di gestire la cosa pubblica in questa regione, visto che per alcuni lustri ormai è stata trattata come fosse una cosa propria, e questo con una mancanza di trasparenza che è secondo me la ragione di quello che sta succedendo anche dal punto di vista istituzionale. Io credo che l'unico modo per evitare, visto che poi questi fenomeni non sono solo lombardi e non sono soltanto del centrodestra, l'unico modo credo che sia quello di dare la massima trasparenza all'operato della pubblica amministrazione. Lei